Ciao tesori, benvenuto in un nuovo vlog. Sì, lo so, c'è un rumore pazzesco. Tra poco vi spiego tutto. Si stanno preparando. Allora, finalmente vi posso spiegare che cosa ci faccio a... Dove stiamo? Fregnene. Siamo a Maccarese. Siamo a Fregnene. Aspettate che mi si vede, tranne lei. Stiamo, esattamente. Siamo tra Fregene e Maccarese. Che la luce. Allora, siamo tra Fregene e Maccarese. Allora, che ci faccio qua? Ovviamente sostengo i DNA. No, quello è il mio fidanzato. Lui. DNA. Cioè, in realtà siamo DNA, siamo tutti qua. DNA, raga. Siamo tutti DNA, quanti. Però cantano sul palco oggi lui e lui. E poi c'è anche la dolce dolcezza che avete sentito, che l'ultima volta nel video dei capelli sentivate la voce. Non sai quanti commenti belli ti sono arrivati, tutti quanti felicissimi di sentirti. Dopo sì, sì. Racconti. Dopo ragazzi, sono geloso. E non si vede in viso. Comunque è la fidanzata di Leo, giustamente. Comunque, amore, mi senti la mia fidanzata, per favore? Mi senti la mia fidanzata? Sì, è perché Leo è fidanzato. Io sto con lui e giustamente c'è lui. Sì, poi siamo nel buio totale. C'è lui, però non c'è luce. Namo? Andiamo. Comunque, allora, dato che si esibiscono oggi, giustamente io e il mio ragazzo siamo qua per sostenerlo. E non solo, e mi faceva piacere portarvi con noi. Sono nel totale buio, ma di là c'è la musica a palla. Quindi per questa ragione, madonna, sono proprio nel buio. Però per questa ragione, dato che c'è la musica a palla, vi parlo qui, perché dopo non penso che riuscirò a farvi sentire più di tanto. Comunque, il mio outfit è molto tranquillo. È una magliettina tranquilla con scarpe tranquille, una cosa, cioè una cosa molto easy. E mi sono persi tutti. Muori. Ciao amore. Vieni mio. No. Oh, perché correte? Ci stanno pure tutte le bancarelle. È carissimo. Più che altro io sto con queste cosine. Dato che siamo assolutamente due bimbi, dato che dobbiamo aspettare, amore, stiamo per giocare. Esatto. Vogliamo vincere qualcosa a Lara, se non si è capito. Voglio prendo qualcosa di questo, se riesco. Ah, madonna, amore. Madonna, cara. Amore. Madonna, pure il movimento l'hai fatto. Porca laga. Amore, li hai presi tutti. Finito, vai, pronto. Quale devo fare? Sempre della pancia a pancia, un barattolo di meno, cioè. Completamente al buio. Sì, è vero. Oh mio Dio, quanto gira. Un po' meno buio. Nadia, tesorine, salutate nei commenti l'altra tesorina. DNA. Agosto, una vita è troppo amara per chi vive in gara. Non so toccare la mia tara, prende sayonara. Comunque, dopo a casa vi spiegherò tutto quanto meglio, perché adesso penso che si sia capito meno di zero. Dopo vi parlo, vi spiego tutto quanto. Comunque, sto incontrando un sacco di voi tesorine, troppo troppo dolci. Ciao Chiara del passato, sono Chiara del futuro. Stavo montando questo video e mi sono appena accorta che non ho fatto una conclusione.
disse. Allora, non so se riuscirò a per portare questo filmato che sto facendo con il mio computer, non so se lo riuscirò a montare o qualcosa, però comunque, hey, vi dovevo finire di dire delle cose che alla fine non vi ho spiegato, quindi eccomi qui. Certo, adesso sono reduce di tutta una giornata lavorativa più struccaggio, più tanto caldo. Vabbè, voi non fateci caso. Cioè, sono passata da quasi decente al aroido, ma te vuoi spostare, però vabbè. Allora, quello che vi volevo dire è che non vi ho appunto spiegato che cosa ci facevo lì. Allora, ovviamente per sostenere i DNA, che no, non stavano concorrendo per Area Sanremo. No, non stavano concorrendo per Sanremo loro, ma erano delle special guest, erano degli ospiti speciali per l'evento, quindi c'erano tutti i cantanti che erano lì per concorrere, per arrivare a Sanremo, a Sanremo Giovani ovviamente, e invece loro erano lì come... erano appunto come ospiti d'onore. Poi, allora, vi comunico che domani uscirà un video nel quale sto con Lara e abbiamo provato a fare le uova di cioccolata. Vi giuro, è troppo divertente. Quindi dovete assolutamente andarlo a vedere. E invece... Guarda cosa fa fare mamma. Guarda là. Guardo qua. Perché guardo qua? Non devi guardare me. No, non guardo te. Un bacino a sorpresa. Un bacino. Allora, io guardo là. Ok. Baby. Comunque, invece il giorno dopo, finalmente, quindi dopo domani, uscirà finalmente. Arrivo. Uscirà finalmente il vlog che tutti state aspettando, io per prima. Perché finalmente vi porterò con me in quello che è adesso il mio lavoro, dove c'è tanto lavoro dietro. Questo è Caio che beve. Vi giuro che c'è un sacco di lavoro dietro e non vedo l'ora di farvi vedere tutto. Non vedo l'ora che vediate tutto, non vedo l'ora che vediate dove sto, con chi sto, soprattutto perché finalmente vi posso presentare i grandi capi, vi posso presentare le, mamma mia, le persone con le quali lavoro, vi posso presentare finalmente tutto e non vedo veramente l'ora, vi giuro, non vedo veramente l'ora e sono sicura che non ve lo aspettate. Cioè, sono sicura che sarà una di quelle cose che dite... oh mio Dio, ma davvero? Quindi non vedo l'ora. Noi ci vediamo nel video appunto di domani con le uova e poi finalmente nel video di dopodomani, nel quale finalmente vedrete che cosa sto combinando e finalmente capirete anche perché ho praticamente abbandonato e ho potuto farlo finalmente tutti i lavori che praticamente non c'entravano una minchia, finalmente per darmi a... ok, ho raccolto lo Scottex. Comunque in moltissimi mi continuavate a chiedere quali erano comunque i lavori, dato che adesso non li faccio più, quali erano i lavori che svolgevo al di fuori di YouTube, off YouTube e tutto. E anche il perché io non li nominassi, eccetera. Molto spesso, sapendo quello che faccio sul web, hanno sempre detto, anche con chi lavoravo, hanno sempre detto vabbè, evita comunque perché non vogliamo che magari iniziano a chiamare, iniziano perché magari è raggiungibile il numero, non vogliamo, come è successo in farmacia appunto, perché appunto quando ero in farmacia lì poi fu proprio quelli della farmacia che mi dicevano vai, invita le tue tesorine, perché era una cosa che piaceva a tutti, era una cosa bellissima, però poi ci siamo accorti che avere tipo 100 telefonate mentre lavoravamo era una cosa impossibile. Poi era bellissimo che per esempio molte tesorine venivano costantemente ed era una cosa stupenda per me, era la vita praticamente, e, però appunto non era più possibile, cioè non era più sostenibile. Quindi pensate se io avessi detto, per esempio quando si sapeva che avevo iniziato a lavorare anche a Cinecittà, praticamente ci fu una persona, e questo non ve l'ho mai raccontato, però ci fu una persona che si appostò fuori Cinecittà a Roma pur di incontrarmi, ma fece un casino, cioè proprio con le guardie, successe veramente un casino grave, anche perché andò dalla parte di Cinecittà dove io non c'ero, quindi cioè, almeno se c'ero io avessi saputo, almeno sarei uscita io, però invece no, io non sapevo nulla, io l'ho saputo giorno e giorno dopo, perché lei poi disse stavo qui, ho fatto tutto questo casino per incontrare Chiara. Però ai tempi anche uno dei miei vecchi amici voleva incontrare noi due,
ai tempi, però insomma capite bene che è per questo che non espongo troppo, perché vi voglio un mondo di bene e sicuramente le mie tesorine, quelle più strette, queste cose non le fanno, ma ci sono persone che invece mi seguono e sono curiose di vedermi come sono dal vivo, che invece ci trovano gusto a fare queste cosine, quindi ecco perché non svelo più di tanto. Invece adesso, dato che non ho un punto fisso più o meno, o perlomeno ne ho uno ma è troppo nascosto, nessuno mai potrà trovare dove sono per fare questa cosa qui, e capirete tutto nel vlog appunto che uscirà tra un giorno, e capirete tutto, cioè non, vi giuro, non vedo l'ora, però per adesso appunto soltanto per queste cose, perché molti mi hanno detto ma che lavoravi alla CIA che non potevi farlo sapere? No, assolutamente no, e che mi sembra anche normale e abbastanza giusto il fatto che anche chi lavoravo voleva evitare, ma perché semplicemente il web, per quanto sia bello, non tutti vogliono farne parte, e c'hanno sicuramente ragione. E nada, comunque erano lavori molto normali, non c'entrava niente con il montaggio, perché moltissimi mi hanno chiesto se faceva parte del montaggio video. No, io non monto video di professione, assolutamente no, e quelli off YouTube c'entravano e non c'entravano col web, quindi proprio altro. E nada, niente, quindi io insomma spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che ho risposto anche un pochino così ad alcune curiosità, e finalmente, madonnina cara, non vedo l'ora, tra pochissimo, tra un giorno, cavolo, un giorno online, scoprire tutto, che bello, non vedo l'ora, vi giuro non vedo l'ora. Comunque scusatemi per la qualità pessima di questa ultima chiacchieratina, e cipollotto, pigiama, vabbè, chi ci frega, e cavolo, che stavo raccogliendo la terra, vabbè, era caduto, Comunque, scusate per questa piccola interruzione, e nada, ci vediamo domani con, vi giuro, abbiamo fatto un casino con le uova, quindi non so veramente, abbiamo fatto veramente un casino con le uova, vabbè, domani vedete, e dopo domani, sì, che bello, non vedo l'ora, e spero che, per citare Cane Secco, starete in fissa come c'è sto io, perché sto, vi giuro, adoro, love you, a domani, 14:30, sempre su questo canale.